Presidente Ciano, presidente del Partito del Sud. Il Partito del Sud è una formazione che nasce per le comunali di Gaeta, ed è Gaeta non è amministrato né da raggruppamenti centrodestra né da raggruppamenti centrosinistra. Allora, Gaeta ha la sua storia, da lì sta iniziando questa già azione, trova in Sicilia Beppe De Santis, si inizia a parlare di neomeridionalismo unitario. In aprile nel suo libro fa il suggeritore e dice mettetevi tutti assieme e facciamo la controstorietaria e in un certo senso prendiamo giustizia a tutto ciò che dall'Unità d'Italia ad oggi ci è stato negato nel nome di scuola. Ad oggi gli stati generali del Sud. Sì. Il Partito del Sud è nato a Gaeta nel 2001 per un'esigenza, dico io, economica, perché il Sud ormai è colonizzato da 150 anni, infatti tutte le strutture economiche, l'economia che chiamano italiana è solo tosco-padana, tutte le strutture industriali, finanziarie, compagnie di assicurazione, diciamo compagnie mediatiche, compagnie commerciali, stanno tutte situate lì in Toscana, Emilia Romagna, cioè le sedi centrali, Lombardia, Veneto e Piemonte. Parlo, che so, dei supermercati Coop, Conad, Todis, Panorama, Standard, Rinascente, hanno tutte sono situati in quelle regioni, quindi questi ci hanno colonizzato e vendono i prodotti alle nostre mamme, alle nostre mogli, vendono prodotti del nord, principalmente al 90% sono prodotti del nord. Io qui in Sicilia in un supermercato addirittura ho visto limoni importati dal Cile, in uno di questi dal Cile, non dalla Turchia, ma dal Cile. Ecco, significa che questa globalizzazione ha spazzato via l'economia del sud, questa globalizzazione di cui fa parte anche, diciamo, il sistema economico padano. Praticamente ci stanno affamando da 150 anni e questa è l'esigenza, ci stanno affamando e colonizzando. Questi hanno fatto emigrare 30 milioni di meridionali in tutte le parti del mondo, ultimamente nel nord Italia. Hanno massacrato nel 1860 e d'intorno 1 milione di contadini, sempre i contadini, perché è la classe più infima, la chiamano loro, per me è la classe che dovrebbe avere più rispondenza in una nazione civile, come accade negli Stati Uniti d'America. Ecco, per questa esigenza noi abbiamo costituito il Partito del Sud a Gaeta, ci siamo presentati nel 2002 alle elezioni, con poco risultato elettorale, però nel 2007 abbiamo vinto le elezioni mandando all'opposizione sia la destra che la sinistra, che non rappresentano più, al di là degli interessi personali, non rappresentano più gli interessi del Sud. Se ne devono andare dal Sud, devono andare a governare le loro regioni. Il Sud deve essere governato da noi. Ecco, io dico sempre che destra e sinistra sono due indicazioni stradali per questo motivo, il motivo è economico. Siamo stufi di essere amministrati da questi partiti che poi, che so, se si deve fare un inceneritore o il ponte a Messina, vanno a chiamare le ditte del nord per costruire. Ecco, noi siamo praticamente una colonia commerciale ed economica. Poi c'è la Lega addirittura, che è razzista nei nostri confronti. E sta mettendo piede anche al sud, cioè c'è Maroni che dice noi abbiamo fatto arrestare, lui non ha fatto arrestare nessuno, sono quei magistrati che i loro governi praticamente vituperano tutti i giorni, li chiamano comunisti, li chiamano che poi comunisti non sono, ma questi magistrati e i poliziotti nostri che sono del sud, che rischiano la pelle tutti i giorni ad operare queste azioni contro la camorra e contro la mafia. Loro se ne stanno seduti al Parlamento di Roma, però il governo è padano, completamente padano, sia di destra che di sinistra. Un giorno andremo al governo, cancelleremo quel Parlamento perché li sono seduti mafiosi, fascisti, i Savoia. Faremo il Parlamento a Palermo, a Napoli, questa è la cosa che devono subire loro, questi del nord, e ci andremo a riprendere tutto ciò che ci hanno rubato da 150 anni a questa parte. Questo deve essere chiaro, perché ci hanno rubato tutto, anche l'anima, anche la dignità, e noi ci andremo a prendere tutto ciò che ci hanno rubato. Ecco, questo. La ringrazio. Prego.